Ciao, oggi Pilates con il bikini perché dire mutandoni faceva brutto e anche usare i mutandoni faceva brutto. Quindi ci servirebbero due mutande di costume perché il costume è anche un po' più consistente della mutandina di cotone. Scegli di resistenti, non di 10 anni fa. Ok, li teniamoli pronti. E cominciamo a scaldarci. Le gambe aperte, le ginocchia morbide, punta del piede, ginocchia fuori. Un bel respiro, apriti, stiracchi. Sbuffi fuori, scendi col capo, avvicini le mani, chiudi le spalle, poi apri il torace, ti allunghi e sbuffando fuori, chiudi tutto. Inspira, apri, ti allunghi, sbuffa e lascia. Ancora inspira. Allunga e lascia, questa volta chiudi avanti, intrecci le dita e spingi il dorso delle mani avanti. Cerca di spingere anche il dorso della schiena dietro, assecondalo con il bacino, le anche dietro, assecondalo col capo, lo sguardo scende. Curvi tutto e poi inspirando ritorni per allungare, sbuffando fuori spingi il palmo delle mani al soffitto, torni al petto, inspirando, sbuffi fuori, fai la gobba. Inspira, allunga, espira, spingi. Inspira, allunga, espira, spingi. Inspira, ed espira, allunga. Ancora uno. Inspiri, sbuffi. E lasci giù le braccia, scrollale pure, come avessi le gocce d'acqua da far cadere dalle dita. E poi sciogli le spalle, spingendo bene tutte le volte verso terra, come se le tue dita volessero toccare il pavimento. Poi ti prepari e impugni con la mano sinistra il polso destro e lo trascini in diagonale, cercando proprio di sentire, di vedere, se è uno specchio, la tua spalla che scende rispetto all'altra, che si allontana dalla sua orecchia. E poi da lì fletti per allontanare a sua volta il capo dall'orecchio. Punta del naso verso il piede al pavimento, ma sempre ben distanti, spalle e orecchie. Poi passi dal centro, lo sguardo risale, sciogli le spalle. Senti se la destra è un po' più sciolta, morbida della sinistra, e al contrario, la mano destra impugna il polso sinistro e tira, diagonale basso. Fletti il capo, senza forzare, vuoi solo arrivare al fastidio rispetto al corpo. E riesci a ottenere di più. Punta il naso verso il piede destro a terra. Sguardo al pavimento e sciogli. Rilassa. Lo sguardo torna in alto e le mani vanno alle ginocchia. Da qui ancora, gobba dietro le anche, dietro il dorso, sguardo all'ombelico. Inspira, inarca, apre il torace, lo sguardo avanti, nuovo, gobba, mi giro solo di lato e inspiro. Soffia fuori, gobba, fronte a pube, inspiro in arco, quasi il sacro e la nuca. Unisci i due estremi con la gobba, unisci quasi i due estremi con l'arco, ancora un paio. Inspira e con l'ultima gobba srotola per risalire. E ti allunghi inspirando, sciogli i due lati. Tira un lato e poi l'altro, cerca di tenere il bacino fermo e di allontanare il costato, la spalla, spingendo prima verso l'alto e poi un pochino in diagonale. Ok, rilassa, sciogli, lascia ciondoloni le braccia davanti a te. Poi ancora, inspira e sali, espira e scendi, gomiti verso terra, inspira e sali. E gomiti verso terra, le dita al soffitto, i gomiti al pavimento, le dita al soffitto, i gomiti a terra, soffitto, pavimento, soffitto, pavimento. Da qui avvicina, cercando di portare il gomito verso gomito, sali più vicino possibile e apri. Non è detto che si toccano, ma tu cerca di avere le due avambraccia parallele, così di portarle verso l'alto e poi aprire. Nel salire inspiri. E nello scendere, espiri, in,
Nel farlo cerca di muovere anche la gabbia toracica, però questa volta tieni fermo il bacino. Vogliamo mobilizzare bene la gabbia toracica rispetto al bacino. Può aiutarti il capo, lo sguardo scende, lo sguardo sale. Così coinvolgi la parte cervicale e dorsale. Se vuoi, te la metto per rendere meglio l'idea. Se vuoi provare prendi anche tu una sedia, tieni il bacino fermo come fosse proprio appoggiato a qualcosa e cerchi di muovere solo la parte alta della schiena. Inspiri, apri e chiudi. Spingi dietro. Inspiri e chiudi. Il movimento è proprio qua, come se ti tirassero avanti alto, come se ti spingessero dietro basso. Ok, le braccia possono essere un aiuto. Riconosci bene questo movimento. Chiudi parte alta, apri la parte alta. Chiudi la parte alta, apri la parte alta. L'ultimo, chiudi, apri e rilassa, sciogli. Dovremmo sentire il costato abbastanza morbido. Quindi andiamo verso terra un attimino con il busto, lo lasciamo riposare. Aiutati con le braccia che ti accompagnano, abbandoni il petto alle cosce, abbandoni il capo, così rilassi i muscoli del collo, porti le braccia conserte, mantieni per qualche istante, sfruttando il peso delle braccia e del capo per tirare e allungare la muscolatura della parte posteriore del dorso. Poi provi ad appoggiare le mani a terra e cammini, anche se sono solo le ginocchia a rimanere sul tappetino, indifferente. Scaldiamo appena appena i muscoli del bacino. Le mani rimangono sotto alle spalle. Decidi tu come vuoi girarti. L'importante è che tu abbia la posizione a quattro zampe. Abbiamo mobilizzato la colonna e ora scegli la linea. Sacro, dorso e nuca sulla stessa linea. Scivola indietro con la gamba destra e torni. Scivola e torni. Comincia a togliere l'appoggio al pavimento. Spingi dietro col tallone, stessa altezza del vassoio immaginario che hai su sacro, dorso e nuca. Chiudi ginocchio al petto e apri. Chiudi e apri. Chiudi e apri. Chiudi e apri. L'ultimo. Prova a tenere qualche istante e allunghi il braccio sinistro in opposizione. Stessa linea se riesci. Spalle orecchie ben distanti e giù riposa. Stessa cosa col lato sinistro, prima scivola pure dividendo il peso col pavimento, senti l'assetto della colonna stabile e fermo e poi metti tutto il peso della gamba sollevando il piede dal pavimento, là e torna, stessa linea del bacino, torna, allinea, torna, allinea, torna, allinea, torna, l'ultimo, fai e stai là e ci metti in opposizione il braccio destro. Poi scendi, poggia petto alle cosce, fronte a terra e rilassa. Se vuoi allunghi un pochino, se no rilassi proprio a terra. Se vuoi piccoli cerchi con i polsi in una direzione e nell'altra e poi risali. Quattro zampe. Da qui vorremmo provare a fare lo stesso gioco di prima, però muovendo anche la colonna. Ricordati la posizione della gobba. E l'allineamento, come se avessi davvero un asse sulla schiena e vai ad allinearti quell'asse, poi crei una gobba buttando via l'asse, un vassoio immaginario, ma poi ritorni in quella linea. Lo facciamo con la gamba destra sollevata, tutto in linea dal tallone alla nuca, rompi quella linea, ginocchio sale, non va a terra, sale verso il petto e il petto rifà posto andando indietro. Ginocchio alla fronte per davvero può arrivare e poi allunghi e allinei, come se un filo ti tirasse dalla testa e uno dal tallone. Soffia fuori, chiudi e inspira, allunga e allinea. Usa le braccia, spingiti via dal pavimento per mandare bene indietro il dorso. Chiudi e inspira, allunga, allinea. Chiudi e espira, inspira, allinea. Chiudi espirando, inspira e allinea. Chiudi espirando. Inspira, allinea, prova a mantenere la chiusura. Stringi, 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 senti la forza dell'addome che ti fa mantenere la posizione e rilassa. Un piccolo arco.
Per aprire il torace, sguardo avanti e di nuovo allunga. Gamba sinistra. Chiudi ginocchio sinistro alla fronte, spingiti via con le braccia dentro la pancia, dentro l'ombelico, proprio come volessi schiacciare qualcosa tra fronte e ginocchio. Allunga e allinea inspirando. Soffia fuori, gobba. Inspira, allunga. Soffia fuori, gobba. Inspira, allunga. Soffio, gobba. Inspira, allunga, esagera bene la gobba e tienila. Ginocchio alla fronte, fronte al ginocchio, spingiti via da terra. Appoggia e piccolo arco. Poi vai a sedere. Sguardo ancora avanti e poi appoggiato il petto alle ginocchia, poggi la fronte a terra, rimani un istante e rilassi. Risali camminando dietro, srotoli la colonna, l'ultima è la testa, da qui è il momento di recuperare gli attrezzi. Punta i piedi a terra, cammini indietro e srotolando risali piano piano, l'ultima è la testa, ok? Allora, sfruttiamo entrambi gli attrezzi, entrambe le mutande, però mettiamo una gamba alla destra e teniamo l'altra gamba libera per la mano. Stessa cosa con una gamba, gamba sinistra, l'altra gamba, mano sinistra. Le gambe sono aperte, le ginocchia morbide e il bacino è neutro. La posizione di gambe aperte renderebbe più facile spanciare, ma poi noi abbiamo gli addominali che ci aiutano a riallineare anche pube. Immagino dietro di me una parete, sacro, dorso e nuca stessa linea. Lascio che le braccia scendano quasi naturalmente e blocco con una piccola spinta fuori la mutanda più o meno a livello del polso. Le spalle sono basse, lontane dalle orecchie, la pancia è stretta, l'ombelico dentro e c'è già un minimo di lavoro per tenere la posizione delle spalle. Da qui cerco di andarlo ad aumentare. Sbuffo fuori, dentro la pancia, tiro un centimetro, due, quello che riesco, torno. Soffio dentro la pancia. Penso bene, prima la postura, la colonna è lunga, le vertebre distanti, le spalle basse, gli addominali accesi e l'ombelico bene in dentro. Stretto il tampax, soffia, tira, lento, lascia. Soffia, tira, lento, lascia. Tira, lascia, tira, lascia. L'ultimo, tieni la posizione. Cerca di reagire bene con le spalle e la gabbia toracica. Filo immaginario ti tira verso l'alto, ma non stai spanciando. Senti gli addominali e in più l'ombelico dentro, il tampax stretto. E rilassa. Appoggia pure le mani alle cosce. Scarica il peso del busto alle gambe attraverso l'appoggio delle braccia. Prova a fare una gobba, prova a fare un arco. Ancora gobba, arco. E dalla gobba risaliamo. La posizione per le gambe è la stessa, mettiamo il bacino neutro, allunghiamo, spalle basse. Da qui vogliamo fare dei piccoli cerchi. Avanti, alto e dietro. Soffia, soffia, prendi fiato, soffia, prendi fiato, soffia. L'ultimo, fermati qua. Prova a ruotare le braccia all'interno della mutanda. Ora il palmo verso il soffitto, non piegare troppo. Cerca di tenere sempre un piccolo arco con le braccia. Senti che è cambiato il punto di fatica adesso, è passato sul davanti della spalla, nella parte anteriore, quasi verso il petto. Se pieghi troppo, passa al braccio, non ancora, dopo. Per ora vuoi cercare spalle e petto. Ancora, soffia. Soffia, fai lo stesso cerchio di prima, ma col palmo avanti, verso il soffitto, come volessi tenere in mano qualcosa, senza piegare troppo il braccio, un piccolo arco, una linea curva. Mancano 3, 2, 1 e stop, sciogli. Sciogli le spalle, sciogli il collo se serve, poi appoggia per rilassare il dorso. Fai la gobba e fai un arco.
Sbuffa fuori, fai la gobba. Inspira e fai l'arco. L'ultimo, dalla gobba, srotoli e risali. Da qui riavvicini i piedi, paralleli sotto alle tue anche. Giro solo per far vedere la posizione. Il gomito va vicino al busto, non là dietro, proprio vicino, aderente. E crea già una tensione, una spinta, se no la mutandina scivola. E palmo avanti, se vuoi chiudi anche le dita. E dalla tua posizione perfetta, adesso sì, cerchi di attivare proprio il bicipite. Sia questa parte, tira, lascia. Se lasci troppo molle, il costume scivola. Se tiri troppo, il costume scivola verso l'alto. Quindi pensare di sollevare 100 kg, pensa solo di attivare il muscolo. Tira, lascia. Tira, lascia. Tira, lascia. Tira, lascia. Le spalle aperte, ok? Le mani sono sulla linea della spalla. Questa volta ti fermi con quella minima, con quell'attivazione che ti permette di sentire la fatica nel muscolo, non distruttiva, e andiamo a cercare piccole variazioni all'interno e all'esterno. Avvicina le mani e apri, ma solo le mani, i gomiti rimangono lì, a pungere quasi proprio sulla linea laterale del tuo busto. Se riesci, sovrapponi una mano e l'altra. Incrocia, apri, cambia, incrocio, apri, spalle basse, filo che ti tira verso l'alto. Addome stretto dentro l'ombelico, ultimo e sto, sciogli. Voilà, mosse spalle e capo. Ritorniamo nella posizione di prima con il palmo verso l'avanti però. Avanti quasi in diagonale, perché vogliamo comunque lavorare con la parte centrale, magari posteriore della spalla, non più davanti. Rischiamo di inarcare. Tieni la tensione tra braccio e gamba, tieni la tensione nella costume, colonna, spalle e bacino, tutte in linea come ci fosse una parete dietro. Comincia a sbilanciare il corpo su un lato. La gamba sinistra rimane a farti da sostegno e dalla testa al tallone destro si crea una piccola diagonale. Quindi decidi tu quanto, la punta del piede è ancora a terra. Non esagerare la diagonale, cerca invece l'equilibrio, guarda un punto fisso e migliora la tua postura. Quando vuoi, stacchi la punta, riappoggi la punta. Punta, riappoggi. Punta, riappoggi. Il movimento è nella caviglia. Ok. Se te la senti e hai deciso che puoi, perché il corpo te lo dice, stacchi il piede e lo mantieni senza contatto. E adesso, che se vuoi, puoi aumentare la diagonale, mantenendo sempre una linea tra busto e gamba destra, dalla testa al tallone, e sempre in tensione i due costumi. Sentirai il lato destro, quello sopra, e fa più male. Tieni tre respiri dentro la pancia, dentro la pancia. L'ultimo respiro, ritorna lento, rilassa. Scrolla il braccio che ha fatto più fatica. E poi dentro ancora, colonna, spalle, piedi paralleli. Lì, carica bene sulla destra, comincia a disegnare una diagonale leggera, le spalle tirano, soffio, stacco, riappoggio, soffio, stacco, riappoggio, stacco, riappoggio, stacco. Se il corpo mi dice che posso, stacco e tengo staccato. Se il corpo mi dice che oggi posso, magari oggi non posso, decido di rendere un po' più intenso, sarà più intenso per il fianco, per la spalla, per l'idea di allungare dalla nuca al tallone, unica linea. Ok, tieni, respira dentro l'ombelico, non ruotare il bacino. Due, allunga, allunga, allunga. Ultimissimo, torna lento e riposa. Scrolla pure il braccio stanco. E adesso scendi. Poggia il busto alle cosce. Accompagna i costumi verso terra e li recuperi. Le mani ti aiutano a risalire, passa sempre dalla gobba, l'ultimo è il capo. E adesso recuperiamo bene tutte e due gli ingressi di una mutanda. Mettiamo i gomiti, tutte e due gli ingressi dell'altra mutanda, e teniamo ai polsi.
avambraccia parallele, quindi la spinta verso l'esterno sarà sia a livello del gomito sia a livello dei polsi, se no perdiamo una mutanda o l'altra. Guai perdere le mutande. Pillola di vita. Piedi paralleli, aperti come le anche, colonne lunghe alle spalle, basse, lontane dalle orecchie. Mi giro per far vedere la posizione. Come avessi dietro una parete. 90 gradi le braccia, tra avambraccio e braccio, tra braccio e busto. Là, la pancia è stretta. E da qui, tenendo sempre in tensione entrambi i mutandoni, prova a fare delle piccole salite. Sali appena, scendi appena. Sali appena, scendi appena. L'appena è rispetto alla linea della tua spalla. Pochi centimetri sotto, pochi centimetri sopra. Sempre tenendo in tensione i due attrezzi. Ancora su e giù. Sali, scendi. Sali, scendi. E la schiena per ora è ben ferma. Gli ultimi tre. Un po' di fatica c'è, due, se lo fai bene sì, tira le mutande, due, abbiamo rifatto, uno, stop e riposa, se bruciano perché hai fatto bene, piccolo applauso con le spalle, se vuoi l'aiuto della sedia come prima prenditelo e proviamo a fare lo stesso movimento di prima tenendo fermo il bacino e aiutandoci nel muovere il busto, questa volta il gomito sta fermo, rispetta ai 90 gradi. Se scendono le braccia, non è più perché scendono da sole. Scendono perché la parte alta cervicale e dorsale della colonna decide di curvarsi rispetto al bacino fermo e poi riallinea vertebra dopo vertebra, risali. Le spalle sono già stanche da prima e avvertono da subito il lavoro sulla parte esterna. Inspirando, riallinea. Espirando. Un dito allo sterno che spinge dietro alto, lo sguardo all'ombelico e poi riallinea come ti dovessi spalmare al muro. Di nuovo curva e di nuovo immagina di riallinearti, ma mentre ti allinei stai distanziando le vertebre tra loro. Pancia stretta, dentro l'ombelico, gli ultimi tre, dai che arrivo anch'io. Scendi e sali. Scendi. Ed inspira, risali, allinea, allunga, crea spazio tra le vertebre, quando curvi senti spazio anche tra costole e costola nella parte posteriore, tieni l'ultimo, spacca i mutandoni, esterno avanti, spalle dietro, stop e riposa, bravi, lasciamo tutto, togliamo la sedia e proviamo ad andare a terra col ginocchio destro. Quindi se vuoi raddoppiare un po' lo spessore, se ti dà fastidio, teniamo avanti la gamba sinistra, ci serve a bloccare l'anca, lavoreremo un pochino con le torsioni, facciamo ancora stancare un attimo le spalle, poi le mettiamo a riposo. Se i mutandoni sono troppo, allora fallo senza. Questi. Colonna, spalle, bacino, anche pube stessa linea, ok? Con la gamba avanti abbiamo meno probabilità di spanciare come si fa in ginocchio ritto e la teniamo avanti proprio per aiutarci a tenere il neutro e per aiutarci a tenere l'anca ferma. Srotola bene, allunga la tua colonna e poi una mutanda ai gomiti, una mutanda ai polsi, sempre piccola tensione verso l'esterno per tenerla in posizione. Da qui ruota verso la gamba che hai avanti senza chiudere. Lento scendi, lento sali. Non è vero, lento ruota, lento torna, non anticipiamo i tempi, ruota, torna, dentro la pancia, occhio a non muoverti dalla tua linea, no così, tutto in linea, c'è il filo che ti tira verso l'alto, le spalle aperte, lo sterno avanti, l'ultimo, vai e tieni, ora la tua linea per le spalle è quello spigolo, scendi appena con le braccia, sali appena con le braccia, scendi appena, sali appena, sterno avanti, come avessi un chiodino alle scapole. Ok, pigia bene a terra il piede sinistro che ti dà stabilità. L'ultimo movimento delle braccia, tirando i mutandoni. Fermati coi gomiti altezza spalle. E da qui, bacino bloccato, curva la parte alta e srotola allunga in linea. Dai ancora, scendi dentro la pancia, allunga in linea. Crea distanza dietro.
tra le vertebre, tra il costato e risali. Lento, ancora, tenendo ben tese i tendoni. L'ultimo, curva la parte alta. Srotola, allunga linea, rilassa. Scrolla pure. Dai, abbiamo l'ultima fatica sull'altro lato. Poi cominceranno altre parti a soffrire. Ok. Se vuoi adesso metti il ginocchio sinistro sullo spessore, porti avanti, piede destro, tienilo in linea con l'anca, non lo aprire troppo, sarebbe troppo aiuto. E prepara gli attrezzi, gomiti, spalle, ultima fatica sulle spalle, forse. Colonna, spalle, bacino, là. Adesso ruota, tieni ferme le anche nello spazio. Senti bene che la parte alta del torace a ruotare, spalle, viso, costato, ruota e torna. Pigia bene a terra il piede destro che ti aiuti a bilanciare e non cadere a sinistra nel vuoto. Rimani con l'idea di crescere verso l'alto, ruota e torni. Ruota, torni. L'ultimo, ruota e tieni. E il gomito altezza spalla, scende un po'. Altezza spalla, sali un po', tieni bene la pressione sugli attrezzi, sia con i gomiti che con i polsi, ne mancano due di questo tipo, torna bene in linea, verso l'alto, cresci verso l'alto, ora blocca il gomito, altezza spalle, curva la parte alta della schiena e ritorna allungato e allineato, curva solo la parte alta, vuoi aprire, vuoi creare spazio dietro, tra una costa e l'altra, tra una vertebra e l'altra. Domani devi sentirti un po' indolenzito là, nella parte alta della schiena, nella parte del costato. L'ultimo, risali, torna e riposa. Rilassa davvero. Ok, le mani si appoggiano così le spalle non devono sorreggere il capo. Sciogli con qualsiasi movimento il corpo ti chieda di sciogliere là dove senti tensione, anche un piccolo massaggio con la mano opposta. E poi ci mettiamo a quattro zampe. Prima di posizionarci, mettiamo già le due mutande insieme. Quindi avremo piede sinistro che passa in entrambi i buchi. E piede destro che passa in entrambe le mutandone dall'altra parte, solo che decidiamo che il ginocchio sinistro schiaccia proprio col tuo peso le due mutande, così da tenerle ferme sotto di te, mentre la gamba destra rimane dov'è, ok? Tanto si muove. Gomiti sotto le spalle si rilassano comunque anche se devono sorreggere solo il tuo peso rispetto a prima è quasi niente. E da qui, colonna lunga, spalle basse, scivola indietro con la gamba destra, solo per sentire se abbiamo azzeccato la posizione, se siamo bilanciati. Poi il lavoro sarà piegare la gamba destra e avere questa tensione minima per gluteo e femorale. La teniamo per qualche respiro, cercando di sentire bene la nostra posizione bilanciata, non cadere verso sinistra. Un po' di peso è qua nel vuoto tenuto dal tuo addome, dalla spalla, dalla schiena. Piede orientato bene verso il soffitto. E sali, piccolino, sali, quasi microscopico, devi solo sentire la resistenza dell'attrezzo. Piccolo. Piccolo, piccolo, orienta bene la pianta del piede, come se avessi un piatto sulla pianta del piede. Non portarlo, non farlo cadere, non da nessuna parte, là dov'è, il piatto guarda il soffitto. L'ultimo, tieni là. Ok, e adesso esci appena, quasi volessi sfiorare l'esterno del tappetino e torna. Esci appena, torna col piatto in equilibrio. Esci, qui non c'è il piatto in equilibrio. Torna, piatto in equilibrio. Esci, torna. Esci, torna. Scusa, se ti ho svegliato, ma ci avevi proprio un po'. Là, avete la giornata mutanda, però l'ultimo appoggia e riposa. Sbuffa fuori.
Fatica, era tu. Aspetta che ti sia girato l'orecchio. Dall'altra parte mettiamo il mutandone su tutte e due, sotto il ginocchio destro e liberiamo quelli del lato sinistro. Stai, stai, stai che vengo io. Quattro zampe. Tutto per me, il tappeto. Ora, allora, scivolo indietro e scopro se sono in equilibrio. Colonna, spalle, bacino, piego. Pianta del piede orientata al soffitto. Comincio solo a tenere la posizione. Stanco un pochino gluteo e femorale. Intanto sento la posizione. Sento il mio equilibrio. Piccolini verso l'alto. Sali. 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 Piccolo, preciso, guidato, sentito. Non parti perché spingi il piede, tu contrai il muscolo, immaginalo come una spugna, strizza quel muscolo e l'azione è la conseguenza del comando che tu dai di contrarre il muscolo. Pensa al muscolo, stringi, stringi, perfetto, tieni ben stretto. Mentre ben stretto, porta il ginocchio all'esterno del tappeto, torna col piede allineato, ginocchio all'esterno, torna, ginocchio all'esterno, torna, ginocchio all'esterno. Allinea bene la pianta del piede, ancora, ancora. Il gluteo mentre sposta il ginocchio all'esterno è già la sua massima contrazione. Sono tutte contrazioni volontarie, sei tu che le crei, le senti e le cerchi. L'ultimo, allunga, ritorna e rilassa. Se si vuole, ci si stanca anche con due mutandoni. Questo ci prepariamo su un lato, un mutandone scivola a livello delle caviglie, il mutandone rimane a livello delle ginocchia. Scivola, io sono sul lato sinistro, quindi la gamba destra sopra. Poi forse viene sfalsato dal tipo di, però no, è uguale. Tutto il lato sotto andrà allineato, quindi non ti accasciare a terra neanche da qui. Un filo immaginario ti tira nell'esatto momento in cui pensi di allungare, i fianchi riformano la loro simmetria, così se ne è uno dritto e uno tanto marcato. Li vogliamo simmetrici tra loro. Qua sotto ci passa tranquillamente una mano, non si vede. Poi da qui un'anca in linea con l'altra. Questo braccio ti può aiutare. Fa capire da subito se cadi troppo avanti o troppo indietro. Stacca. E abbiamo ginocchio in linea su ginocchio, piede in linea col piede, bene avanti. Li vedete tutti e due, non li ho nascosti là dietro. Bene avanti, è come se fossi seduta a una sedia catapultata per terra. Perché là davanti pesa, e almeno il mio gluteo sposta e tiene tutto il suo peso. E ben tese tutte e due le mutande. E da qui li facciamo piccini, immaginando di avere proprio un vassoio sulla tibia, là. Quindi la tibia sale e scende 2 centimetri, ma sempre bene in equilibrio, piccolo, piccolo. Ora senti la parte laterale, quella esterna del gluteo. Ok, spingi, 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 c'è sempre il fianco disegnato. Una volta che hai sbirciato il movimento, lo sguardo va avanti a te per tenere la nuca sulla linea del resto delle vertebre. L'ultimo tieni, tanto lo senti il lavoro. E da qui immagini come avessi una pallina e su questa linea di equilibrio la fai giocare. Sale il ginocchio, la pallina arriva al piede, sale il piede, la pallina torna al ginocchio, sale il ginocchio, sale il piede. Ma in questo piccolo gioco nessuna mutanda cade, nessuna mutanda molle, sempre tutte ben tirate. Ginocchio, piede, ginocchio, piede, ginocchio, piede. È il femore che ruota nell'anca, dai, ti accorgi che lavora anche quella sotto perché non deve seguire, deve mantenere il contatto al terreno per avere sempre gli elastici dei mutandoni tirati. Gli ultimi. Stop. Se ti è andata a fuoco la chiappa, l'hai fatto davvero bene.
Prova costume, poi la puoi fare subito dopo, alla fine della lezione. Risali piano piano. Il mondo è fermo, se no aspetti ancora un attimo. Tiriamo dopo, adesso siamo già pronti con gli attrezzi. Ci sdraiamo subito sull'altro lato. Allunga sempre, come se fossi caduto da una sedia. Quindi busto e cosce perpendicolari, cosce e tibie perpendicolari. Bene avanti, vedi tutto. Là, parti pure da giù, qualche istante, colonna lunga, spalle basse, fianco ben disegnato. Stacca. Blocca bene con il ginocchio la mutanda sotto, con la caviglia. E già mentre ti sistemi, senti già il dolore da prima. Ti accorgi ancora di più del fatto che la gamba sotto lavora per premere, perché adesso che è già stanca si sente da subito il suo lavoro. Piccolini, verso l'alto. 10, 9, 8, 7, col fianco disegnato. 6, 5, 4, 3, 2, vai avanti, allinea tutto. 1, l'ultimissimo, mantieni questa distanza, ma fai quel piccolo gioco sul ginocchio. Sul piede, sul ginocchio, sul piede, l'anca è ferma e il femore ci ruota all'interno, blocca bene, non si muove quest'anca che rimane sopra l'altra, il movimento, anche se microscopico, piccolo, ma è là, tra ginocchio e piede, tu lo comandi là, lo senti qua in risposta, dai ancora, gli ultimi, al fuoco, al fuoco, al fuoco, stop, e rilassa. Ok, risali piano piano, sguardo terra, se il mondo è fermo, prosegui, porti le gambe avanti, fai un attimo scivolare le caviglie, gli attrezzi, ma tienili lì, pianta contro pianta, rilassa le ginocchia, e poi ben distante il bacino dai piedi, occupa tutto il tuo tappeto, e poi scendi avanti. Se lo fai con i piedi vicino al bacino è più per l'interno. Se lo fai con una buona distanza tra piedi e bacino, senti di più i talloni, i glutei. Non importa quanto scendi, devi solo arrivare a sentire un po' di richiesta nel gluteo. Trova una posizione in cui ti puoi abbandonare. Ok, con l'aiuto delle mani risali. Facciamo uscire un piede, facciamo il destro, piego la gamba, scavalco la gamba sinistra e giro. Così tiro il gluteo e preparo ancora il busto alla torsione. Ritorna, gamba destra lunga e distesa. Piego la sinistra, scavalca, tiro al petto e il ginocchio per sentire il gluteo, ma aggiungo la torsione, quindi le spalle cambiano parete e lo sguardo addirittura arriva alla parete dietro. Quando allunghi cresci, quando espiri, quando inspiri allunghi e cresci, quando espiri cerchi di ruotare. E lascia, tieni i mutandoni lì e rinfili anche il piede destro, porti ancora uno alle ginocchia, uno alle caviglie, ti giri e piano piano vai a sdraiarti a terra. Abbiamo preparato il busto alle torsioni, adesso lo usiamo, tieni leggermente aperti i piedi così non perdere gli attrezzi per strada, colonna, spalle, torace, appoggia e il piccolo arco è proprio solo sotto la zona lombare. Quindi se tiri la maglietta la senti scorrere sotto quel piccolissimo arco, ma la senti che scorre, non sei a 2 metri che non senti niente, la senti proprio sulla pelle che scorre, perché l'arco è davvero piccino, anche pube in equilibrio, le braccia sono fuori, se vuoi un buon aiuto, avambraccio e palmo a terra. Se senti che la spalla sale nell'aiutarti, allora gira palmo verso il soffitto e premi con il dorso, ti aiuterà ad aprire.
Occhio però a non inarcare il costato, vuole appoggiare la parte alta dell'addome, ti aiuta in questo. La parte bassa dell'addome governa di più il nodo del bacino. Solleva e hai ancora la posizione della sedia, ok? Spingi sempre verso l'esterno per non perdere gli attrezzi, ma prova a ruotare. Ruota sfiorando terra con tutta una gamba, senza cambiare la posizione dei piedi, là dove pesano. Torna in centro. Soffia e ruota sull'altro lato. Torna in centro. Soffiando, ruota. Torna in centro. Soffiando, ruota. Torna in centro. Allora, prima di ampliare il movimento, controlla che la colonna sia lunga, che le spalle con l'aiuto delle braccia che premono a terra rimangano a terra e senti che è il costato che abbozza la torsione e il bacino che l'accentua, trascinato dal peso delle gambe, quasi un'anca va in linea sull'altra, senza arrivare ad appoggiare. Questa volta vai e mantieni. E prova da qui a stendere la gamba sopra senza ammorbidire i mutandoni. Piega e stendi, fallo 2 o 3 volte. Quando senti di avere la tua posizione giusta, immagina proprio di andare a toccare col tallone la parete alla tua destra, se stai girando a destra. E mentre sei qua, tira, tira, la gamba sotto resiste, non va a terra, non si muove. La gamba sopra tira ancora 3, tira ancora 2. L'ultimo, piega, passa dal centro. Senti il neutro, senti le spalle ben ferme e vai sul lato opposto, per me a sinistra. Vuol dire che la gamba sopra si stende andando a spingere col tallone nel vuoto verso la parete, ruotando bene il bacino e l'anca. Fai 2 o 3 volte il movimento, trovi la posizione migliore per lavorare e tira, puoi salire, forse anche 1 centimetro, quello che ti permette l'elasticità dell'attrezzo. Dentro la pancia non vuoi aumentare l'arco, c'è sempre l'addome dal davanti che tiene, i muscoli del tampax dall'interno che tengono. L'ultimo, torna al centro e adesso riposa. Le gambe verso il petto, se ti dà fastidio costume lo fai scivolare. Tira bene, ginocchia quasi sotto le ascelle, apri un pochino e ondeggia la zona lombare a terra. Riavvicina, recupera un istante ancora. La mutanda alle ginocchia, una mutanda alle caviglie. Appoggia la punta dei piedi, le mani vanno dietro al capo. Con una lunga, spalle basse, bacino neutro. Solleva testa e spalle, lo sguardo avanti, ti aiuti proprio guardando a percepire meglio, perché vedi la posizione del bacino. Sollevi i piedi, tutto è in tensione. E da qui comincia già a stendere la destra rispetto alla sinistra. La sinistra lavorerà un minimo col quadricipite per tenere la posizione e da qui ruota gomito destro o addirittura polso destro all'esterno del ginocchio sinistro. Torna poco, ruota e vai. Torna poco, ruota e vai. Torna poco, ruota e vai. Poco, vai. Ultimi 3 dentro la pancia. 2, non appoggiare la spalla sinistra. L'ultimo, torna e riposa. Tempo di un respiro e facciamo l'altro lato. Colonna, spalle, bacino. Sollevi testa, spalle, gambe. Vai nella posizione. Cerca di sentire che è la gamba destra, quasi la sinistra, si appende ai due costumi. E la destra che tiene la posizione. Ruota. Gomito sinistro o polso sinistro verso l'esterno del ginocchio. Ruota, torna. Ruota, torna, ruota, torna, ruota, torna, ancora 3, ferma la gamba destra, sei tu a muoverti, 2, l'ultimo, appoggia e riposa, ora è il tempo di un respiro, punta i piedi a terra, colonna lunga, spalle basse, bacino neutro, solleva testa e spalle, la sistema se hai perso qualcosa e ora che sei in posizione
Una sopra, una sotto, sempre tesi gli attrezzi, una sopra, una sotto. Ruota, ruota dentro la pancia. Vai. Tieni sempre l'equilibrio, anche pube. Soffia, soffia. Tesi gli attrezzi, 4, 3, 2, 1. Stop. Gambe al petto e riposa. Liberati pure dai tuoi attrezzi, lasciali via. E adesso allungati, allunghi le gambe, con l'idea di spingere via con i tuoi talloni, allunghi le braccia oltre il capo, cercando proprio di creare l'arco sotto la schiena, senza andarlo a cercare, ma allontanando gli estremi, mani e talloni, vai a cercarlo. Quando si è già formato, senti bene la distanza tra la base dello sterno e l'osso del pube che aumenta, allora immagini sempre alla base dello sterno un gancio che tira verso l'alto. Poi lasci i due estremi e l'arco passa da solo, svanisce. Piega una gamba e piega l'altra, di nuovo appoggi bene la zona lombare, prendi un ginocchio e prendi l'altro, rulla un pochino sulla schiena, poi sollevi la testa e le spalle, aiuti col peso delle gambe, qua. Nuovo, mani alle ginocchia, prima allunga, cerca di crescere e poi rilassa, passa pure all'interno con le mani, dietro le anche, dietro il dorso, sguardo all'obelico, cerca di aumentare la distanza tra le vertebre e la scapola, tra la scapola e la spalla e la gola. Poi di nuovo, filo immaginario ti tira verso l'alto, le spalle basse. E rilassi appena, incroci braccio sinistro all'esterno del ginocchio destro, non ti andare a sedere o appoggiare la mano dietro, cerca di stare sorretto da solo e questo è solo un puntello che ti aiuta a mantenere la posizione, cresci e ruota, lo sguardo va alla parete dietro, senti bene lo sterno che cerca comunque la distanza col pube. E torna, già le braccia incrociate, ti aggrappi all'esterno, dietro le anche, dietro il dorso, sguardo all'ombelico. L'immaginario tira verso l'alto, l'altro lato. Braccio destro all'esterno del ginocchio sinistro. È la base dello sterno che vuole allontanarsi avanti, alto e in diagonale sul lato sinistro, rispetto al pube ben fermo a terra. E lento torna. Scavalca, sei già in posizione, dietro le anche, dietro il dorso, sguardo all'ombelico. E rilassi, ti aiuti con le mani, i piedi si avvicinano bene al bacino, passa avanti, stai. Lascia qualche istante che il peso del busto e del capo trascini in allungamento i muscoli dorsali. Aiutati con qualche respiro. E se vuoi, ciondola, ma lentamente, per andare a sentire o a cercare le sensazioni. Poi le mani vanno alle cosce, srotola un cubetto dopo l'altro, senza fretta. Ok, ancora cerchi un libetto nella gabbia toracica. E poi, gambe aperte. Ginocchia morbide, pronti a salutarci, un respiro e sbuffo, di nuovo l'ultimo, dentro l'aria, fuori la fatica, un sorriso e buona giornata.